Siamo qui a Levante Circuit, Safe Emotion, e siamo nell'ambito simulatore. Qui siamo nel simulatore della Formula 1 e siamo con... Raffaele. Raffaele, facci capire, questo quanto è reale? Allora, che cosa ha questo mezzo che non è un giocattolo? Ah, ok, allora ha molte funzioni. La principale, come possiamo vedere, è quella del volante, che oltre a essere un volante proprio reale, che è stato adattato su un motore con ritorno di forza. Ritorno di forza significa che io avrò, percepisco tutte le vibrazioni come se avessi le gomme sulla pista. Certo, tutto ciò che avviene sulla pista noi percepiremo sul volante, le sconnessioni dall'asfalto e anche a ciò che ci trasmette la macchina di un sottosterzo, che abbiamo una perdita di consistenza del volante. In più questa scocca ha la funzione non solo estetica, ma anche è un simulatore dinamico, ci permette di sentire anche tutto ciò che avviene sempre sul veicolo, non solo sul volante, ma anche tramite. Quindi io appoggerò la videocamera sulla scocca, sì. E io proverò le vibrazioni che tu provi all'interno, giusto? Sì, in certo senso sì, mentre siamo sul tracciato non proviamo solo le vibrazioni, ma tutti i movimenti che avvengono. Sì, era questo che intendevo. Sì, certo. Allora, il volante c'ha le marce, come abbiamo visto. Sì, è un volante con impatto, Okay. Ci permettono di avere le marce, e in più tutti i tasti sono programmabili, quindi utilizzabili. Per esempio, se abbiamo utilizzato una formula che adopera, per esempio, il sistema DRS, o anche altri sistemi tipo le hybrid, le formula hybrid, che hanno tutte molte regolazioni per far funzionare il loro motore ibrido, dal gestore di carica e tutto, è molto importante avere tutti questi tasti da utilizzare. Allora, sì. Visto che ci sta prendendo, vogliamo vederlo in operazione questo simulatore, possiamo partire con te a fare un giro? Certo, salvo in macchina. Ok, io sono posizionato. Allora, partiamo, siamo nel tracciato di Brands Action, tracciato inglese, e siamo a bordo di una Formula Abarth. Grida. Ah, siamo a bordo di questa Formula Abarth, molto per chi si approccia proprio con modelli Formula, visto che è un'auto che ha soltanto 180 cavalli ed è una vettura 1.4 turbo, proprio il motore dell'Abarth, possiamo notare. Questo veicolo, abbiamo detto, è un'auto che si presta per chi inizia ad approcciarsi con le vetture Formula ed è molto facile da guidare, ha un comportamento molto lineare, non è troppo nervosa e allo stesso tempo la bassa potenza permette anche di essere facile da gestire dal neofita, diciamo, da chi è. Ok, io adesso mi allontano un attimo così vediamo anche l'esterno come si muove mentre tu stai operando, ok? Quindi tu guida e sentiamo il rombo del motore adesso. Vai. Questi movimenti sono proprio reali, Certo, il computer va a prendere e a calcolare tutto ciò che avviene in tempo reale sulla vettura e ce ne farmi sentire a noi. Quindi noi percepiamo tutto ciò che c'è accaduto, infatti ogni cambiato che fa può notare, abbiamo anche quel momento in cui la macchina ha questo... Sì, si sente il movimento. Sì. Possiamo passare un po' il volume? Passare? Sì, un attimo, facciamo subito. Un attimo, dobbiamo abbassare un po' il volume che era troppo alto.